Stefano Domenicali, CEO della Lamborghini, nella sua lecture all'Università di Toronto, ha parlato del futuro della casa automobilistica ed ha presentato la nuova Lamborghini Urus, il primo super sport utility vehicle al mondo. As always, I would say, but in this period mainly we have an incredible crossover of the new trend that are crossing the automotive industry versus the segment of the super sport car. Domenicali ha affermato che la Urus è una vettura rivoluzionaria che avrà successo in Canada al quinto posto al mondo per le vendite delle Lamborghini, che si prevede raddoppieranno con l'entrata della nuova supersportiva della Casa del Toro. Insieme TV ha intervistato Stefano Domenicali, CEO della Lamborghini. Benvenuto a Toronto, lo scopo della visita. Ma innanzitutto buonasera a tutti voi. Lo scopo è quello di conoscere la comunità dell'Università qui di Toronto, ovviamente approfittare per fare un giro nel mercato, e perché il Canada sta crescendo, per Lamborghini sta diventando un mercato sempre più importante, ad oggi il sesto a livello mondiale, ma in una crescita esponenziale che è avvenuta negli ultimi anni. Però soprattutto essere qui all'Università a contatto con i giovani per parlare di... E soprattutto per ascoltare quello che i giovani hanno da dire sul mondo delle vetture supersportive. Il Lamborghini è proiettato sul futuro con la sua presidenza, quindi qual è l'obiettivo? Ma l'obiettivo è quello di consolidare una crescita di un brand italiano. Siamo vicino a Bologna, Sant'Agata Bolognese, di grande tecnologia, di grande design. Abbiamo appena lanciato un nuovo super SUV che sta facendo cambiare la dimensione del brand, non solo in termini numerici, ma anche in livelli di percezione. La cosa interessantissima che stiamo vivendo in questi anni è vedere come Lamborghini si sta affermando sempre di più tra i giovani. Quindi la volontà è quella di continuare questa crescita stabile. Sappiamo di essere un mercato di nicchia, in un mondo esclusivo, ma ripeto, vogliamo trasmettere i valori del nostro paese in una maniera diversa, ma sicuramente importante per noi che dietro al brand Lamborghini ci sia un paese come il nostro. Chi guida la Lamborghini? Quella guidano i giovani. Assolutamente, il profilo del nostro cliente nel mondo è un ragazzo o una ragazza dai 30 ai 45 anni. Ovviamente, tendenzialmente imprenditori o professionisti. Che ovviamente non hanno la volontà di affermare la propria personalità nel guidare macchine che sono ovviamente particolari e straordinarie. Grazie, dottor Domenicali, CEO della Lamborghini qui all'Università di Toronto, per far conoscere la Lamborghini soprattutto agli studenti dell'università e ai giovani che sembra che siano i driver tipo di questo meraviglioso veicolo. Grazie, è la verità. Arrivederci. Un modello della nuova Lamborghini Urus è stato presentato dal dottor Domenicali al console generale di Toronto Giuseppe Pastorelli e a Salvatore Bancheri, preside del Dipartimento di Italianistica dell'Università di Toronto. Enzo Di Mauro, Insieme TV da CA.